Una rappresentanza degli idoni della Sanità Calabresa ha protestato davanti alla sede della regione a Catanzaro chiedendo lo scorrimento delle graduatorie e l'assunzione a tempo indeterminato. Molti degli idoni sono stati chiamati per affrontare l'emergenza coronavirus ma a tempo determinato e temono di restare senza lavoro una volta terminata questa fase. Una delegazione degli idoni è stata ricevuta in tarda mattinata dal commissario alla sanità calabrese Saverio Cotticelli. Avete appena incontrato il commissario Cotticelli, l'incontro è stato proficuo? Allora no, assolutamente no, perché non ci ha dato le risposte che ci aspettavamo. Lui dice che le aziende hanno autonomia a sé, quindi per decidere sui, sui fabbisogni. A tutt'ora, come ci ha detto lui, sono stati approvati soltanto tre fabbisogni, l'azienda ospedaliere Poliseciaccio, l'annunziata di Cosenza e l'aspe di Reggio. Il problema è che sull'anziata sull di Cosenza la, il commissario Pannizzoli, che ha avuto un colloquio telefonico con Cotticelli, vuole a tutti i costi aspettare il concorso di OSS, ma con oltre 500 OSS nelle graduatorie noi gli abbiamo chiesto al generale di fare in modo di posticipare il più possibile questo concorso, perché bisogna assumere, ha già i numeri per assumere e delle altre aziende ancora mancano tutti i fabbisogni che la struttura commissariale non ha approvato, quindi il generale purtroppo ha fatto un po' di spallucce e siamo rimasti, perché da lui ci aspettavamo un gesto forte di dire sono io il commissario ad acta, vi dirigo io Invece no, ci ha, si è tirato indietro e dice che le aziende eh, devono decidere loro. E il 4 di giugno i Sicobas hanno già preso appuntamento con la Giuseppina Pannizzoli, commissario dell'Ao di Cosenza per dirimere la questione di Cosenza e a giro faremo tutte le manifestazioni in tutte le aziende perché chiediamo queste assunzioni e l'accelerazione dei tempi perché si sta perdendo troppo tempo.